Una direttiva del Viminale svela il modus operandi degli attivisti e fa chiudere le acque territoriali alle navi buoniste. Un modus operandi ormai codificato e sempre uguale. È quello delle ONG che pattugliano il Mediterraneo alla ricerca di migranti in difficoltà da portare verso l'Europa. Ed è quello smascherato da una direttiva inviata oggi dal Viminale a forze dell'ordine e capitanerie di porto. Un modus operandi che prevede il soccorso, a opera di navi, di migranti irregolari in acque di responsabilità non italiane e il successivo deliberato trasferimento dei medesimi migranti, nonostante il comando delle capitanerie di porto italiano non avesse coordinato l'evento e, quindi, in violazione delle leggi vigenti in materia di immigrazione. Proprio come ci hanno abituato in passato le varie navi delle ONG, la Sea-Watch, l'Aquarius e ora la Mare Ionio, che proprio oggi ha deciso di recuperare 49 naufraghi nel Mediterraneo e ora punta verso l'Italia. Tali condotte di soccorso e navigazione non costituiscono un evento occasionale e disposto da un competente centro di soccorso di un paese costiero responsabile per quella determinata area di mare, bensì un modus operandi volontario che favorisce in concreto l'ingresso illegale sul territorio europeo di migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo. Ricorda però ora il ministero guidato da Matteo Salvini, ne consegue che le condotte di soccorso e navigazione come descritte costituiscono una manifestazione concreta di un modus operandi di una attività di soccorso svolta con modalità improprie, in violazione della normativa internazionale sul diritto del mare. Quindi, pregiudizievole per il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero in quanto finalizzata all'ingresso di persone in violazione delle leggi di immigrazione nello Stato costiero. Ed è questa la base per cui il Viminale ha disposto la chiusura delle acque territoriali italiane alle navi degli attivisti e ha invitato le autorità ad attenersi scrupolosamente alla presente direttiva, impartendo le conseguenti indicazioni operative al fine di prevenire, anche a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica dello Stato italiano, l'ingresso illegale di immigrati sul territorio nazionale.